Ragazzi, breve video come promesso per parlare un po' dell'episodio Battaglia, ma quando si tratta di percorsi alternativi. Allora, vi faccio vedere quello che comporta e in cosa consiste questo tipo di variazione sul tema originale. Noi pensavamo che avessero strutturato qualcosa di abbastanza banale e semplice. In realtà non lo è affatto. Perché? Allora, vi faccio vedere. In quella di Goku, che è l'unica che ho visto per adesso, la situazione è questa. Il bivio narrativo c'è nella sfida contro Radish. Allora, se in questo caso si resiste all'attacco di Radish, si prosegue lungo il binario canonico, narrativamente parlando, con tutto quello che ben conosciamo. Se invece si riesce in questa battaglia a battere Radish, in tempi anche brevi, non è stato proprio semplicissimo, poi anche perché ero insomma alle primissime sfide, ma non è stato semplicissimo riuscirci. Se si riesce a vincere questa battaglia senza attendere la fine appunto del counter, si va su qualcosa di completamente diverso, che non è una battaglia alternativa, è proprio tutta una linea temporale alternativa che segue un binario completamente diverso. E vi faccio vedere qualche sequenza per farvi capire effettivamente di cosa parliamo, perché in questo caso specifico si va per esempio così. In questo caso tutti riescono a battere Radish cooperando. Radish promette che arriveranno altri Saiyan sulla Terra, eccetera, però Goku non è morto. Quindi tutti si allenano, si preparano, con un Gohan però che non riesce a tenere il passo e quindi va ad allenarsi con Piccolo. E qua diciamo che va un po' a riprendere quello che è l'arco narrativo canonico.米にご飯を預ける。悟空、本気か？あん時は、ほら、ピッコロと組むことを断っちまったけど、確かに、ピッコロが来なきゃ俺たちは死んでたかもしれないし、ご飯、おめえはどう思う？ほら、生まれ変わったピッコロは、むちゃくちゃ悪いやつじゃねえって思うけど。僕は、もっと強くなりたい。覚悟ができているのなら、早速修行に向かうぞ。頼んだぞ、ピッコロ。E qui. Si allenano fra di loro e si riuniscono per affrontarsi. E qui c'è la possibilità di affrontare liberamente uno fra loro.俺の新技の完成度もようやく上がってきたし。それぞれ磨いてきた技を試す最後の場となるだろう。実践。それでどうするの？E qua si può scegliere liberamente l'avversario. Adesso per dire facciamo una sfida con Tenzin.天津飯、ほらとやらねえか？この日が来るのを待っていたぞ。あ、ほらもだ。E qua c'è il combattimento classico, cui l'obiettivo è semplicemente battere Tenzin e via. Ma lo facciamo al volo, tanto per. Io avevo fatto. Ho affrontato Krillin, se non sbaglio, la prima volta. Poi è ovvio che ragazzi, cioè, si combatte. Essendo di fatto un Tenkaichi, si combatte. Fammi un'abilità speciale anche tu. Così faccio vedere la sfida. Ecco. Porca miseria, non me l'ha fatta in tempo. Ecco, ogni tanto non l'acchiappa. Questa è l'unica cosa che sto notando. Liscio. Liscissimo. La schivata, ragazzi, e la parata sono molto più importanti di quanto sembrino. Ah!
preso pieno proprio. Pienissimo. Fallo, fallo, fallo. Me lo faccio prima io. Mi liscia sempre, La spreco anzitempo. La devo fare adesso. Pisciano male. Sono anche delle prese, ma non sempre. Ah, mi pia sempre, è incredibile, è un cecchino. Dago, wake up. Picchia, Fallo, fallo. Voglio fargli vedere la cosa. Dovrebbe funzionare adesso. No, le due forze non si sono... Non si sono attacchi compatibili con una... Con una sovrapposizione, diciamo. Scatta la sfida fra onde energetiche, che è bellissima da vedere. E qui si prosegue lungo il binario, adesso vedrete. Torna ad allenarsi e due Saiyan sbarcano sulla terra. Arrivano. E c'è il combattimento con Nappa. Diciamo che questo aspetto è mantenuto classico, diciamo. Però adesso, senza che faccia un altro combattimento, vi faccio vedere come si evolve la narrazione in questo tipo di casi. Allora, dicevo, dopo aver battuto Nappa c'è il... Allora, qui c'è Nappa. Ok. Qui c'è il combattimento con Vegeta. Poi, ovviamente sto per spoilerarvi quello che succede in quest'arco narrativo, quindi sappiatelo. Vegeta si trasforma e si combatte anche con lui. Poi c'è un altro combattimento con Vegeta per l'ennesima volta. Poi per qualche motivo i due si uniscono. Perché Freezer, invece di stare su Namek, in questo caso è lui che scende sulla Terra. E quindi c'è il combattimento con tutta la squadra di Freezer, fino ad arrivare alla squadra Ginyu. E si prosegue lungo questo binario. Cioè io adesso, per dire, sono fermo qua, che devo eliminare tutto lo squadrone d'elite di Freezer per poter poi procedere. Facciamolo insieme, così vi faccio vedere anche come si evolve. Ecco, nel video precedente parlavo di premi di problemi, poi... Scelte controverse in termini di struttura. E adesso, ecco. Sconfitti Zarbon e Dodoria. Come già da Grenima. E arriva tutta la squadra Genio. Però qui siamo sulla Terra ancora. Quindi, diciamo che questi What If, oltre a proporre una struttura canonica, perché ogni combattimento è uguale al precedente, poi fondamentalmente, non hanno variazioni sul tema particolari. E qui magari sarebbe stato carino proporre ogni tanto qualcosina di diverso, leggermente anche diverso, però mi rendo conto che magari sarebbe stato complesso. No. Imanocinola, i temi ne avane desu. Nani? Yokatta na, Gorudo. Shinpai shite moraete yo. Chi. Saiyajin gotoki ga name yagatte. Ginyu 特戦隊の恐ろしさ! Cioè, in questo caso, ad esempio, devo batterli tutti e cinque, cosa che ieri sera quando era ora tarda, ma non è proprio facilissimo come combattimento, perché la vita è quella, bisogna riuscire a farli tutti. Diciamo che a livello di difficoltà ti pongono di fronte a una sfida abbastanza impegnativa, più che altro dal punto di vista di resistenza, che è piena di questa sfera Genki Dama. L'effettistica è clamorosa, comunque. Ho fatto un lavoro da questo punto di vista che
Qui sarebbero dovuti apparire anche gli altri, in teoria. Ah, ecco, appunto. E adesso sono tutti e cinque, ecco appunto. Cioè, a volte noto un po' poca, almeno in questo What If di Goku, un po' poca fantasia, perché a livello narrativo è essenzialmente un po' una rielaborazione di quello che già è successo, senza veri e proprie variazioni. Cioè, il vero What If in questo caso è che semplicemente, invece di svolgersi su una Mech, il discorso dei combattimenti fra Freezer e i suoi avviene sulla Terra. Ma non sembra esserci alcuna reale variazione oltre questo piccolo, poi enorme in realtà, ma a livello narrativo per noi non è poi così grande. Pialo, 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 pialo. No, ma c'è... Ma... A Goku, è Namo però, perché se iniziamo male con lui... Se non fallo fuori una volta per tutte, senza rischi, è uno. Preso? Preso? Non sono scarsi. Più che altro il fatto di sapere di doverne fare tanti insieme. È piena questa Genki Dama, su. Famola finita. Preso, preso. Preso pieno. Gli ha fatto meno danni di quanti avrei sperato, ma... Kaioken. L'ha incredibilmente fermato. La fai. Oh, ce l'ho fatta a farvi vedere sta cosa. Cioè, a livello di combattimento, come avete visto, è figo vero, eh. Ma perché non gli riesco a fare un Kaioken come si deve? Vabbè, due. Ce la faremo mai a fare tutte e cinque. Ma piede subito la Genki Dama, dai. Per introdurti. Sto lanciando Genki Dama come se fossero urcioline. Fatti fare un Kaioken come si deve, dai. Lo liscio continuamente, è una cosa incredibile.
Voglio farti un Kaioken per chiudere. Niente, e lo lisci. Dai, che forse con la vostra presenza. E lui è andato. Arriviamoci in vista del prossimo. Si è parato, non ci posso credere. Vediamo la Genkidama pure a lui. Sta iniziando ad accusare un po'. Non ce la faccio, ragazzi, sono troppi. Oh, posso? Il Kaioken proprio non c'è verso di farlo acchiappare. Oh, su. Ma perché ti metti di spalle con questo tutte le volte? No, comunque non ce la facciamo. No. No, niente. Comunque, questo per dire, ci sono combattimenti un po' più impegnativi di altri. Io devo ancora prendere un po' le misure perché effettivamente qua mi ha messo un po' alla prova. Però questo per dirvi che gli What If sono comunque una digressione apparentemente non così profonda ma molto duratura di quello che è la timeline regolare, quindi sono curiosissimo di approfondirli tutti, almeno prima della pre-recensione vorrei vederne completi almeno 3-4, ecco, di questi What If, considerando che me li aspetto un po' su tutto, perché calcolate che per ora, avendo fatto la parte di Goku e nulla più per adesso, ne ho visto chiaramente uno solo, ma ho sbloccato gli episodi di Vegeta, Gohan, Piccolo, Freezer e Black Goku. Ora non so quanti ce ne siano effettivamente totalmente, però spero che ci sia una variazione sul tema su ogni episodio battaglia. Se li avete provati, fateci sapere nei commenti come li avete trovati. Se magari quelli di altri personaggi sono più intriganti, più sfiziosi, se ha delle variazioni sul tema particolari, se offre qualche spunto a livello proprio di combattimento che dà un sapore un po' diverso. Parliamone un po', anche perché, ripeto, siamo nella fase di prelancio, potrebbe essere interessante per chiunque fosse incerto se acquistare il gioco o meno, magari discutere un po' più approfonditamente di certe cose. Oggi chiaramente un minimo di spoiler era doveroso, per farvi capire bene di che si trattasse, però ecco, non ne avrete altri da questo punto di vista. Fatemi però sapere cosa ne pensate, perché appunto potrebbe essere molto intrigante parlarne un po'. Ragazzi, io per adesso mi fermo. Se avete domande, richieste particolari, fatemelo sapere in un commento. In caso contrario ci vediamo fra magari un paio di giorni con Dragon Ball per la pre-recensione, per parlare un po' di quello che avrò visto appunto in questo lasso di tempo, e poi con calma andremo magari verso la recensione. Fermo restando che, come si dice, server permettendo, mi piacerebbe fare un torneo mondiale online. Per ora non sto trovando gente, per cui non posso gioco forza proporvelo, però magari andando avanti ci sarà modo, se mai vedo in questi giorni se riesco a imbastirlo, e ci proviamo. Ragazzi, un abbraccio, godetevi il gioco, noi ci vediamo alla prossima.